io non andrei più via, perché buongiorno, quello che ho letto in questi giorni su quello che succede qui, eccetera, ho certa pazienza. No, anche da parte vostra è scaduto approfittare di questa, diciamo, disponibilità alla collaborazione con gli appelli e di andare a parlare con questi. Io, scusi, se non interrompo, già sono passata ai servizi sociali e mi è stato detto che se trovo casa mi troveranno a casa. Questo è già un fatto positivo. Sì, per carità, ma questo è già un fatto positivo. La busta paga, la garanzia. Questa non l'abbiamo, al momento che qualcuno espone la garanzia, mi dicono allora c'è chi fa da garante perché non abbiamo la visione. Cioè, è un cane che si morde la coda. No, sì, l'affittuario che è disponibile a dare l'alloggio nel momento in cui lei ha avuto questa disponibilità, io ritorno sull'assessore e vediamo di risolvere il problema. Avremo bisogno un pochino di protezione, ecco, dei nostri quartieri, delle nostre case, delle nostre comunità, delle nostre stesse persone. È stato utilissimo il confronto con la società civile, i comitati spontanei, le persone che vogliono mettersi in gioco, si attendono molte risposte, soprattutto dalla civica amministrazione, e però anche dei problemi gravi di emergenza abitativa che non mi sembra siano stati affrontati finora con la necessaria energia. L'ipotesi come quella di piazzare 700 immigrati in una zona non sorvegliata e tra l'altro spendendo molti milioni di euro, soldi pubblici, quando forse si potrebbero risparmiare con scelte più intelligenti. Se i cittadini fanno una petizione come loro diritto, come cittadini europei, al Parlamento europeo, perché ci metta il becco e controllare se questa è una spesa intelligente o se sono soldi buttati via. Secondo me sono soldi buttati via.